Benvenuti a questo incontro. Abbiamo un ospite di rilievo, padre Timothy, già maestro generale dell'ordine domenicano, che poi ha, come dire, alle spalle tutta una vicenda di pubblicazioni di un certo livello, ma di questo dirà meglio il direttore delle edizioni. Ecco, siamo contenti di averlo qui tra noi, questo festival che ha per tema attraverso le parole. Attraverso parole e dialogo, dialogus vuol dire proprio parole che attraversano. Il tema che ci presenterà è appunto su queste parole, quali parole un non credente può accogliere da parte di un credente, quali parole un credente può accogliere da parte di un non credente, perché ci sia veramente un dialogo. Quindi un tema fondamentale. In un momento, in un tempo come il nostro, di fondamentalismi, secondo appunto un suo recente intervento. Grazie di essere venuto qui. Lo ascoltiamo. Prima passo una presentazione. Grazie. Buon pomeriggio anche da parte mia, da parte dell'editrice missionaria italiana EMI, che con il Festival Francescano abbiamo avuto l'onore di poter invitare padre Timothy, che da qualche anno è un nostro autore. Proprio in questi giorni è in libreria l'ultimo libro, Una verità che disturba, credere al tempo dei fondamentalismi. E ne trovate anche altri poi al termine dell'incontro. Sono tutti libri, quelli di padre Timothy, penso che molti di voi e molte di voi lo conoscono proprio tramite le sue pagine, che hanno una peculiarità molto forte. Sanno unire una grande preparazione teologica e biblica. Il padre Timothy ad Oxford, dove abita, ha conseguito dall'università il titolo accademico più alto che può rilasciare Oxford, che è il Master of Divinity, e al contempo una capacità di dialogare e di incontrare la cultura di oggi molto forte, soprattutto attraverso una curiosità e una lettura di tutto quello che c'è in giro. A me è capitato, per lavorare con lui sui libri, di entrare nel suo studio, e vi assicuro che è stato un godimento degli occhi di vedere 87 libri diversi, aperti, spulciati, sottolineati, e una grande curiosità nell'ascoltare musica, nell'andare al cinema, nel parlare con credenti, non credenti. E poi c'è in padre Timothy, tra le tante cose che si potrebbero dire, quello spiccato senso di umorismo britannico che a noi manca. Ora, io vedo tante suore e frati qui presenti, però mi permetteranno questa citazione di padre Timothy, che prendo dal bordo del Mistero, in cui padre Timothy dice che troppo spesso il cristianesimo è stato compreso dalle persone, la Chiesa è stata vista dalle persone normali, dalla gente, come un club di uomini anziani vestiti in modo strano che dicono alla gente cosa deve fare a letto. Allora, voi capite che c'è un fondo di verità in questa battuta così fulminea, ma soprattutto c'è tanta sapienza. Ecco, il tema di oggi è il dialogo creativo, è come e se cristiani e non cristiani, credenti e non credenti possono dialogare insieme. E penso che sia un tema centrale oggi, ma veramente. Io l'ho visto in questi giorni quando sui social network sono girati i commenti rispetto ad alcuni scritti di padre Timothy che alcuni giornali hanno pubblicato in questi giorni, ad esempio un'anteprima Avvenire qualche giorno fa, o oggi Repubblica di Bologna, e mi ha fatto molto pensare una certa virulenza verso le sue suoi scritti, per come a dire che laddove si pronuncia la parola dialogo, il cristiano sta abdicando a riconoscere la verità. Ecco, penso che l'incontro di oggi ci aiuterà a trovare una nuova comprensione, una comprensione ancora più forte della parola dialogo.
I domenicani, da Umberto Eco, visto che siamo a Bologna, sono spesso stati associati alla parola Inquisizione. Invece oggi avremo la possibilità, visto che siamo comunque nella città di San Domenico, dove è sepolto il fondatore dei domenicani, di inerpicarci verso altri significati della parola dialogo, e penso che Padre Timothy sarà per voi, per me, per tutti un'ottima guida in questo cammino. Grazie, e a lui la parola. Grazie, buonasera. Vi ringrazio molto di avermi invitato a parlare a questo incontro francescano. È un grande onore per un domenicano. E vi chiedo di perdonare il mio cattivo italiano. Mai, italiano sono molto gentile, mai ho imparato italiano. E per questa ragione devo leggere un testo, qualcosa che mai faccio in inglese. Spero che riusciate a capirmi. Uno dei miei confratelli è stato invitato a tenere una conferenza a Chicago. Alla fine del suo discorso, gli applausi furono molto contenuti e lui disse alle persone che gli stava accanto: spero non sia andata troppo male. E l'uomo gli rispose: non è la colpa non è tua, la colpa è in primo luogo di chi ti ha invitato. I francescani, allora colpo. Sono stato invitato a parlare su È possibile un dialogo tra i cristiani e chi non crede in Dio. Molti cristiani ritengono che questa conversazione non sia né possibile né necessaria. Noi abbiamo la parola di Dio e il nostro mestiere è proclamarla. Il dialogo conduce al relativismo, in cui una opinione è buona come un'altra. Che Gesù sia il Salvatore del mondo non è un'opinione su cui dialogare. E dall'altro canto, molte persone che non credono in Dio si chiedono a quale scopo dialogare con gente cristiani che ha credenze irrazionali, incompatibili con la scienza. La Chiesa viene vista come un'istituzione corrotta e disseminatrice di superstizione. Chi potrebbe voler dialogare con lei? Comincerò cercando di argomentare perché penso sia necessario e sia una gioia per la Chiesa dialogare con quanti non credono. Poi illustrerò come avere una conversazione bella e fruttuosa e concluderò argomentando perché spero che anche i non credenti avranno piacere a parlare con noi, i cristiani. Il dialogo con le persone che hanno altre credenze o che non ha nessuno è l'unico modo di proclamare la nostra fede. Il cristianesimo è una fede dialogica. Spesso ci siamo comportati come non fosse così
e abbiamo cercato di imporre le nostre opinioni. Sia i domenicani, i francescani e i gesuiti sono tutti noi stati membri della Inquisizione. Su questo dico mai più. Forse poi i francescani, e poi i domenicani, mai più. La parola di Dio non è la voce solitaria di Dio che grida dall'alto di una montagna, è la conversazione di Dio con l'umanità. Papa Benedetto ha scritto: la novità ha una sfida speciale. Papa Benedetto ha scritto: la novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio si lascia conoscere attraverso il dialogo che Egli stesso desidera avere con noi. Nostra fede è sempre dialogica, perché la vita di Dio è l'interna conversazione della Trinità, una conversazione piena di gioia. La parola di Dio ci raggiunge come un invito a unirci a Lui, come i bambini che siedono in un bar e imparano a unirsi ad una brillante conversazione tra adulti. Ci trasforma e ci riempie della gioia di Dio. E così, naturalmente, la parola di Dio si è fatta umana in un uomo di dialogo. Gesù amava parlare con tutti. Il Vangelo di San Giovanni descrive una conversazione dietro un'altra. Gesù parla con la donna samaritana al pozzo, con cui nessun altro voleva parlare, parlava con l'uomo nato cieco. Tutti gli altri parlavano di lui, Gesù invece parla con lui. Parla con farisei, uomini della legge, con le prostitute e persino con Ponzio Pilato. Pilato però interrompe la conversazione: che è la verità? E ci dice la parola di Dio sulla croce. Ma la mattina di Pasqua, nel giardino, la conversazione ricomincia. Maria, Rabboni. I primi documenti cristiani sono le lettere di San Paolo, che sono i dialoghi di Paolo con le prime comunità cristiane. Il cristianesimo è l'invito ad unirsi al dialogo di Dio con l'umanità. Quindi, predicarlo senza dialogo sarebbe come picchierare la gente per diffondere il pacifismo. La seconda ragione per la quale noi cristiani dobbiamo dialogare con i non credenti è perché noi cristiani siamo persone moderne. Non viviamo in una bolla religiosa. Respiriamo l'aria di una società secolarizzata. Io stesso, confesso, passo più del tempo sui social media che a leggere i Vangeli.
e anche tu forse, o no? E tutti ascoltiamo la TV più delle prediche, grazie a Dio. Le idee e i pregiudizi della modernità ci toccano a tutti. I romanzi che leggo, le canzoni che ascolto, i film che vedo sono per lo più il prodotto di una società secolarizzata. Se non sapesse parlare con i non credenti, non saprei parlare neppure con me stesso. Ogni cristiano di oggi è anche più o meno una persona laica e moderna e una persona religiosa. Se voglio evitare la schizofrenia mentale, devo essere aperto alla conversazione con i miei contemporanei. Respiriamo la stessa aria. I cristiani, dunque, devono dialogare con i propri contemporanei secolarizzati per due buone ragioni. L'unico modo di proclamare la nostra fede è attraverso la conversazione, perché Gesù è un uomo di conversazione. E inoltre io sono toccato dei stessi dubbi, domande e conoscenze di un laico, perché io sono una persona moderna, anche se anziana. La domanda successiva è questa: come fare ad avere una conversazione proficua e gradevole? Anzitutto dobbiamo iniziare una conversazione solo se entrambi rispettiamo l'identità che l'altro dichiara di avere. L'identità è il prisma attraverso cui oggi la gente vede il mondo. Viviamo in un mondo di identità in conflitto. Sempre più abbiamo una politica della identità, qui in Italia, come anche in Inghilterra. L'identità di genere è un campo minato. In Inghilterra, oggigiorno, si dichiara che esistono oltre 20 diverse identità di genere. Il genere è una cosa che scegliamo, che ci è dato o che scopriamo. I ragazzi di oggi hanno spesso identità multiple, a volte una diversa per ogni diverso sito sociale. Sono stati definiti la generazione frammentata. Le identità nazionali vengono sempre più fortemente affermate nell'Europa di oggi e le persone si identificano fortemente anche nelle proprie squadre del calcio. I domenicani hanno dato i colori bianco-neri a due squadre famose, Juventus e Newcastle United. Perciò, anche se ho della perplessità sull'identità di qualcuno, io devo rivolgermi a lui come la persona che dichiara di essere. Certo, si dichiara di essere un marziano,
o la reincarnazione di Giulio Cesare, forse sarà il caso di quasi qualche domanda. E anche i cattolici, noi, dichiarano queste identità. Il mondo del cattolicesimo assoluto, in grado di definire totalmente l'identità di qualcuno, è finito. Dunque, io posso parlare con i miei fratelli cattolici solo se rispetto la molteplicità di modo in cui ogni noi tutti costruiamo l'identità. Cattolici gay e femministi si sentiranno a casa nella Chiesa solo se la Chiesa saprà relazionarsi alla comunità gay e femminista in senso ampio. Il senso per la mia vita che trovo nei Vangeli è inseparabile da questo che trovo altrove, nei romanzi che leggo, nei film che guardo e nella politica che sostengo. Io mi sentirò a casa nella Chiesa se mi sentirò accettato nei molti modi in cui mi definisco. Però, ecco il punto importante. In una conversazione davvero profonda, la mia identità non è assolutizzata, è aperta all'espansione e anche alla sfida da parte del mio interlocutore. Ogni vera amicizia mi rivela delle nuove dimensioni della mia identità di cui non avevo ancora fatto esperienza. Io vivo in una comunità con giovani frati in Inghilterra, a Oxford. Ogni anno ne arriva un nuovo gruppo. Io devo scoprire loro chi sono, ma anche chi sono io con loro. Con ogni nuovo arrivo di giovani, frati domenicani, io devo mi aprire al loro modo di essere e dunque ampliare il mio modo di sentire chi sono io stesso con loro. Quando ero un giovane frate, ho passato un anno a Parigi. Mi piaceva molto andare al caffè, leggere Le Monde, fumare le Gauloises, bermi un bel bicchiere di birra. Ero diventato un po' francese. Se mi fermasse qui, a Bologna, abbastanza alla lunga, diventerei di sicuro un po' italiano. Santo Tommaso amava l'espressione anima est quodad modo omnia. L'anima è, in un certo senso, tutte le cose. Ogni nuova relazione allarga il mio essere e mi libera di pregiudizi e un'identità troppo piccole. Nel suo libro su Dostoevsky, Rowan Williams, ex arcivescovo di Bath Canterbury, cita Bakhtin: il dialogo non è il mezzo di rivelare per portare alla luce il carattere già bello e pronto di una persona. No, nel dialogo una persona non si mostra soltanto verso l'esterno,
ma diventa per la prima volta quello che è. Ogni dialogo implica essere aperto a una nuova identità. Come cristiani, ogni identità che costruiamo è qualcosa di parziale e provvisorio. San Giovanni ha detto: carissimi, fin d'ora siamo figli di Dio e non si è ancora manifestato quello che saremo. Sappiamo che quando ciò si sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Il mio viaggio verso il Dio sconosciuto è al di là di tutte le parole, e anche il viaggio verso il mio io sconosciuto fino adesso. Io dunque porto nel dialogo l'identità che ho sviluppato finora, conservatore o liberale, inglese, italiano, persino domenicano o francescano. E mi aspetto di essere rispettato in quanto tale. Ma sì, mi relazione con l'altro, tutte queste identità sono solo delle bozze provvisorie. Chi io sono assieme a te è uno scoperto ancora da fare. Così, quando la Chiesa dialoga con la modernità laica, la Chiesa sta scoprendo ciò che lei stessa è in questo mondo nuovo. La Chiesa ha un'identità aperta che viene scoperta di nuovo ad ogni generazione. Quando la Chiesa entrò nell'Impero Romano, ne fu trasformata. Quando gli europei attraversarono l'Atlantico, incontrarono i nativi delle Americhe, la Chiesa ne fu cambiata, ha trovato un'identità più ampia. E così pure al giorno di oggi. Se io scappo della modernità laica e secolarizzata, mi nascondo anche della persona che potrai diventare. Come possiamo dunque affrontare questa eccitante avventura? Anzitutto, di che cosa dobbiamo parlare? Io suggerisco che la Chiesa e la modernità laica dialoghino di ciò che ci interessa tutti, che è: che cosa significa essere vivi? Thomas Merton, il monaco cistercense, tenne la sua ultima lezione a Bangkok. Poco prima di morire, fulminato dalla doccia, dopo la lezione parlò come una sorella religiosa che gli chiese perché non avesse cercato di convertire i suoi ascoltatori alla fede. Le sue ultime parole a noi note furono: penso che oggi sia più importante per noi lasciare che Dio viva in noi, così che gli altri lo sentano e arrivano a credere in Dio perché lo sentono vivere in noi. Dio pericoloso. Dio disse a Israele: ti ho proposto la vita
e la morte. Scegli la vita. Tutto ciò che noi crediamo è un sì alla vita. Tutto dialogare è un'invitazione a vivere. Benedict Green era un monaco anglicano che aveva il morbo di Parkinson fin da giovane. Alla fine divenne per lui impossibile parlare in modo comprensibile. Mandò allora una lettera a tutti i suoi amici chiedendoci di pregare per lui, ma di non andare più a trovarlo. Non sarebbe più stato in grado di dire nulla. Concluse la missiva con una citazione di Dag Hammarskjöld, segretario generale delle Nazioni Unite. Per tutto ciò che è stato, grazie. Per tutto ciò che sarà, sì. Grazie per la vita che ho ricevuto, sì alla vita che Dio darà. Così quando riflettiamo su cosa significa dire sì alla vita, la speranza della Chiesa incontra l'angoscia dominante del nostro tempo, ossia che la vita sia succedendo da qualche parte dove io non sono. John Lennon ha scritto nel testo della sua canzone Beautiful Boy: la vita è quel che ti succede mentre sei presso a fare altri progetti. Questo non è lontano del beato John Henry Newman. Non aver paura che la tua vita abbia una fine. Abbi piuttosto paura che non abbia mai un inizio. I giovani cercano sui loro telefonini per capire dove succedono le cose. È lì che cercano l'esperienza di vita autentica. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in soprabbondanza. Sant'Ireneo nel secondo secolo ha scritto: gloria Dei, homo vivens. Un uomo pienamente vivo è la vera gloria di Dio. E i nostri amici non credenti possono forse guardare a noi e dire: caspita, questi cristiani sono proprio vivi. Sì, la risposta è no, perché dovrebbero avere interesse a parlare con noi. E questo è il tema del mio prossimo libro, che verrà pubblicato in inglese domani. Vivi in Dio, un'immaginazione cristiana. Noi cristiani, tuttavia, riusciremo ad avere una buona conversazione con i non credenti solo se riconosceremo che anche loro capiscono qualcosa di cosa significa essere vivi. Qualcosa che vale la pena per noi di imparare. Anche loro parlano con autorità. Una buona conversazione richiede che non solo si riconosca l'identità dell'altra persona, ma anche la sua propria autorità. Bene. Avremo una buona conversazione solo se riconosceremo che i laici
siano essi credenti o meno, capiscono quanto sia complessa, difficile e meravigliosa la vita oggi. Confesso, spesso i sacerdoti durante le prediche dicono delle banalità, tanti sull'amore e la vita coniugale, da irritare profondamente chi li ascolta. È duro essere sposati, tirare su dei figli, sopravvivere se non hai una casa. Un domenicano della Sri Lanka, Cornelius Ernst, ha scritto: non posso ammettere che Dio possa essere adorato in spirito e in verità solo da un individuo ripiegato su se stesso e distaccato da tutto ciò che può disturbare e stimolare il suo cuore. Deve essere possibile trovare e adorare Dio nella complessità dell'esperienza umana. La Chiesa può parlare con autorità delle fatiche della vita umana se è capace di essere aperta alle credenti o meno, che sanno quanto è complessa e ricca la vita umana. Una volta un vescovo irlandese, il vescovo di Limerick, fece una predica sulle gioie del sesso. Mentre camminava lungo la chiesa, sentì due donne che parlavano vicino a lui. Una disse: non è stata bella la predica del vescovo sul stesso sesso. Oh sì, rispose l'altra, peccato solo che non ne sappia quanto ne sappiano noi. La più grande sfida per la Chiesa da oggi è da ascoltare l'autorità delle donne ed imparare dalla loro esperienza. Ho l'impressione che loro sono d'accordo. Grazie a Dio. Io leggo romanzi, guardo film, ascolto canzoni e parlo con tanti amici per cercare di imparare tutto che posso sulla ricchezza e la complessità della vita umana. Papa Francesco ha imparato queste cose nelle periferie di Buenos Aires. Le nostre parole devono essere concrete, coi piedi per terra, ispirata alla vita vissuta. Altrimenti non saranno parole di vita, rimarranno delle astrazioni. Non crediamo in un verbo che si è fatto cane e così devono fare le nostre parole. La terza cosa, e la ultima, quasi la ultima, grazie a Dio per voi, la terza cosa necessaria per una buona conversazione è che noi siamo davvero in grado di gioire della diversità. Alla radice di uno dei problemi fondamentali della società occidentale, la paura della diversità. Noi cerchiamo la compagnia di chi ci è affine. Vogliamo stare spesso con la gente che la pensa come noi. È paradossale che questo succede in un mondo di comunicazione globale. Email di perfetti sconosciuti
arrivano nella mia casella di posta ogni giorno da ogni continente. E tuttavia stiamo diventando tribali. Il romanziero americano Jonathan Franzen ha sostenuto che gli algoritmi invisibili di Google e di Facebook ci orientano verso contenuti con cui tendiamo a essere d'accordo, e le voci dissonanti tacciano per paura di essere attaccate, bullizzate o tolte dalla lista dei amici. Il risultato sono dei compartimenti stagni in cui, da qualsiasi parte che stia, ci si sente assolutamente in diritto di odiare quello che si odia. Si vede in Inghilterra nel dibattito su Brexit. Che peccato! Eppure, l'amore della diversità è il DNA del cristianesimo. È la vita stessa della nostra fede. Ci sono 4 Vangeli del Nuovo Testamento e spesso sono in disaccordo tra loro. È impossibile di ridurla ad un unico racconto coerente. E nella Chiesa dei primi tempi alcuni pensavano che sarebbe stato più semplice avere una sola Vangelo. Alcuni volevano che fosse il Vangelo di Luca, con le sue meravigliose parabole sulle grazie. Altri volevano il Vangelo di Giovanni, con la sua ricca teologia. Ma la saggezza della Chiesa fu di detenerli tutti i 4, perché ciascuno di loro ha qualcosa di diverso da dirci. La storia del cristianesimo è una conversazione tra i Vangeli. E poi abbiamo le grandi differenze tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Alcuni volevano lasciare da parte l'Antico Testamento, ma la Chiesa ama la diversità. Abbiamo bisogno delle tensioni tra promessa e compimento, tra il non ancora e l'adesso, e soprattutto al centro della nostra fede c'è la persona di Gesù, che incarna la più grande diversità immaginabile, quella tra il divino e l'umano. Il trionfo della nostra fede fu di abbracciarli pienamente entrambi con il Concilio di Calcedonia, perché la diversità è bella e feconda, è la fonte di vita. Pensiamo alla gloriosa diversità delle spiritualità, quella benedettina, domenicana, francescana e anche forse gesuita. E domenicana e i gesuiti erano tanto in disaccordo che in polemica sulla natura delle grazie che il Papa ci dovette dire di chiudere il becco. Ovviamente avevamo ragione noi, i domenicani. Questa spaziosa diversità è quella che Dante chiama, devo citare Dante, la divina foresta spessa e viva. Gareth Moore era un domenicano inglese, un filosofo
è un mio buon amico. Purtroppo morì di cancro ai polmoni quando aveva solo 50 anni. Quanto ci piaceva discutere. Una volta, quando io ero priore, andai nella sua camera alle 10 di sera per chiedergli di dire la messa il giorno dopo. E cominciamo a discutere su una cosa. Ci rendiamo conto che c'erano le 6 della mattina. Avevamo discusso tutta la notte solo per il piacere di farlo e senza neppure qualcosa di bere. Una volta lui fece una lezione sull'etica sessuale di San Paolo in cui criticò fortemente alcune cose che io avevo scritto in un articolo. Poi andammo assieme al pub e la gente mi disse di essere dispiaciuta che io fossi stato attaccato in pubblico. Io ho risposto che al contrario ero onorato che Gareth avesse ritenuto vale la pena di dedicare un'intera conferenza a dissentire da me. Era un gesto da un amico che cerca la verità. Bene, quando la Chiesa dialoga con la benedità laica e non credente, dobbiamo provare vero piacere per la nostra diversità di opinioni. Essa si dice che abbiamo qualcosa da imparare e qualcosa da insegnare. Theodore Zeldin si lamentava del fatto che sfortunatamente anche gli uomini ruminano, pensieri, riflettono, meditano, giocano con le idee, fanno sogni e previsioni ispirate sui pensieri di altri. Non c'è mai stato una vera Kama Sutra della mente. Un testo capace di rivelare i sensuali piaceri del pensare, che mostrasse come le idee possono sedursi reciprocamente ed imparare ad abbracciarsi. Un mio amico, James Allison, ha scritto un libro dal titolo Il piacere di avere tutto. Dobbiamo provare piacere nel discutere con i laici, gli atei, i seguaci di altre fedi, per a volte avremo tutto e scopriremo assieme di essere tutti in viaggio verso la verità. Questo non è relativismo, è l'avventura della verità. Una verità la cui pienezza eccede tutte le nostre parole e che vedremo quando saremo faccia a faccia con Dio. Yeah. Fin qui ho insistito sulle devrose ragioni che ha la Chiesa per iniziare questa conversazione. Abbiamo così tanto da imparare. Lasciatemi comunque concludere con altre domande, breve, veramente breve. Perché i nostri contemporanei non credenti dovrebbero avere piacere di conversare con noi? Molti potrebbero vedere la Chiesa come un'istituzione obsoleta, bloccata nel pregiudizio e nell'ignoranza. Chi
mai potrebbe voler dialogare con noi. Vi parlerò della situazione in Inghilterra. Sarete a voi di giudicare se e quanto di ciò che posso applicare anche all'Italia. C'è stato un tempo in cui i giovani erano molto contenti di essere liberati dalla religione cristiana. Volevano scuotersi il peso del passato delle spalle. Oggi io mi confronto a una nuova generazione, per esempio gli studenti di Oxford. Molti di loro non rifiutano la religione cristiana per il semplice motivo che non ne sanno nulla. Alcuni di loro sono addirittura curiosi di saperne qualcosa di più. Si rendono conto di quanto vacui e vuoti siano alcuni aspetti della cultura moderna. Padre Adolfo Nicola, ex proposito generale dei Gesuiti, ritiene che la più profonda minaccia per la nostra civiltà sia la globalizzazione della superficialità e conseguenza della banalità di molte delle comunicazioni che viene sui sociali media. Molti giovani, dunque, sono alla ricerca della saggezza. Noi ci permettiamo di condividere con loro gli insegnamenti cristiani perché siamo convinti della loro verità. Nelle Costituzioni dei Domenicani sta scritto che gli esseri umani hanno una propensione ad veritatem, una inclinazione alla verità. Si potrebbe anche dire un istinto. Riconosciamo l'odore della verità. Sì, l'insegnamento della Chiesa è vero, come io credo, allora noi abbiamo anche fiducia che gli esseri umani lo percepiranno e ne saranno consapevoli. Magari oggi lo si sente appena, ma c'è. Pronto a risvegliarsi se sapremo offrire parole vere alla complessità della vita umana. Edith Stein era nata da una famiglia ebrea osservante. Divenne atea durante l'adolescenza. Ottenne il dottorato e fu assistente del grande filosofo Edmund Husserl. Una sera Edith presse una copia dell'autobiografia di Santa Teresa d'Avila e lesse il libro per tutta la notte. Quando finì il libro mi dissi: questo è la verità. Il cristianesimo dunque deve logare con la benedità laica e non credente, perché il dialogo è il solo modo che abbiamo per presentare il nostro fede. Questo dialogo sarà gioioso se saprà occuparsi delle questioni più importanti per noi tutti: che cosa significa vivere. In questa conversazione abbiamo tutti qualcosa da imparare. La Chiesa ha bisogno di ascoltare i laici, siano essi credenti o meno, e di imparare da loro la complessità e la bellezza di quel che significa oggi essere vivi e stare al mondo. Noi, a nostra volta, abbiamo una saggezza
da offrire, della cui verità siamo convinti. Nulla di umano è alieno a Cristo, e Cristo non è alieno a nessun essere umano. Grazie. Grazie di ascoltare un italiano terribile. Grazie per il coraggio. Il vostro applauso penso che sia la testimonianza più grande che questo dialogo che Padre Timothy ha intessuto con voi è diventato positivo ed ha dato frutto. Proviamo un piccolo esperimento perché Padre Timothy, come vedete, legge l'italiano, ma l'italiano lo studierà l'anno prossimo, quando dopo a 74 anni potrà fare il suo primo anno sabbatico. E quindi gli abbiamo detto, durante l'anno sabbatico impari l'italiano, così il prossimo festival francescano parlerà come Dante. A me tornava in mente, quindi l'esperimento è, io gli farò una domanda o comunque proveremo a vedere un aspetto dei tanti che ha sollevato e proverà a rispondere brevemente in italiano. Poi anche nel momento, per chi desidera acquistare il libro e di farselo firmare, c'è l'occasione di intessere un dialogo personale con Padre Timothy. E il passaggio che è stato più applaudito è stato quello sulle donne, e non è un caso che sicuramente penso la questione delle donne, il loro protagonismo o nuovo protagonismo nella Chiesa tornerà nel prossimo sinodo riguardante l'Amazzonia. Perché sappiamo la questione dell'Amazzonia, il modo in cui la Chiesa è presente in quella terra è un po' un prisma della Chiesa di oggi. Ecco, vorrei chiederle cosa si aspetta dal sinodo che inizierà proprio la prossima settimana. In tanti dicono, ma è una cosa che riguarda un posto lontano nel mondo, a noi in Europa, in Occidente, non ci interessa. Ecco, ad esempio, su questo aspetto del protagonismo delle donne, cosa si aspetta lei da questo sinodo? Da questo sinodo non lo so, però io penso che la voce delle donne è forse la cosa più importante per noi a questo momento della vita della Chiesa. Come possiamo avere la voce delle donne all'interno della Chiesa, nella predicazione della Chiesa? E io penso che c'è un'autorità nuova della Chiesa adesso, già, e che ci sono tante, come si dice, theologians? Teologi che sono donne adesso. Quando abbiamo fondato l'Associazione dei Teologi Inglesi 30 anni fa, tutti erano uomini, tutti. Infatti tutti erano domenicani o gesuiti, con alcuni francescani naturalmente. Adesso la metà dei teologi, possiamo dire, e nella sociale sono le donne, e questa è una nuova fonte di autorità, questo è importante. E per questa ragione io personalmente spero che possiamo avere almeno l'ordinazione dei diaconi, delle donne come diaconi. Io penso è importante.
e non capisco nessuna ragione perché no. C'è un'altra questione un po' più difficile. In il suo primo enciclico, Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 108, ha scritto qualcosa di molto interessante. Il Papa ha detto che forse l'autorità, il potere nella Chiesa non deve essere solamente limitata ai sacerdoti. Poi lui, o il Papa Francesco, la domanda più importante non è se possiamo ordinare come sacerdote le donne, ma come possiamo avere una Chiesa meno clericale. Poiché sono i sacerdoti, è la domanda del Papa, perché i sacerdoti hanno casa sempre il potere giuridicale. E io penso che questa è una domanda molto importante, per cambiare la voce delle donne nella Chiesa. Grazie, e questo mi rimanda a un'ultima domanda che penso magari ha suscitato anche in voi. In questi giorni, ieri abbiamo avuto qui padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, e proprio nei giorni scorsi è stata resa nota un'intervista, un dialogo di Papa Francesco con i gesuiti durante il suo viaggio in Mozambico. Un testo, se avete avuto occasione di leggerlo sugli organi di stampa, drammatico, in cui il Papa dice di essere assediato e di avere bisogno delle preghiere della gente, dei credenti, della comunità cristiana. Ecco, io volevo chiederle proprio, sappiamo che c'è anche un suo rapporto personale con Papa Francesco, visto che siamo a casa dei francescani, poi è stato nominato da Papa Francesco consultore del Pontificio Consiglio. Ecco, come fare per essere vicini a Papa Francesco, che drammaticamente chiede l'aiuto della preghiera, non solo con la preghiera, ma anche in quale altro modo essere vicini? Io penso a questo momento è molto difficile per il Papa nella Chiesa, molto difficile, perché ci sono opposizione forte a lui, e io penso che quello che è importante per il Papa non è essere pro o contro lui, è cercare la verità. E nella società inglese, forse anche in Italia, c'è una polarizzazione forte, e sì, siamo persone che cercano la verità, è importante andare al di là di questa polarizzazione, di avere sempre la confianza, la fiducia di dire qualcosa, e l'umiltà di imparare qualcosa dagli altri. E per questa ragione io penso è importante non essere pro contro il Papa, ed essere sempre per la verità. E lui è anche un pellegrino. Il Papa è un pellegrino verso la verità, e possiamo cercarlo con lui. E questo è importante. Bene, io ringrazio moltissimo padre Timothy, lui è in Italia da qualche giorno, ha tenuto già alcune conferenze a